Eccoci qua in diretta, finalmente. Purtroppo abbiamo problemi molto seri su Skype. Ho provato anche con il nostro tecnico, col grande Lorenzo Lollo, ma non si è riuscito a risolvere. Quindi penso che per stasera, intanto ci lavorerò mentre parlo con voi, cercherò di riavviare Skype, ma penso che per questa sera sarò solo io a parlare, perché con le collegamenti assolutamente non vanno. Peccato, peccato, perché c'era molta carne al fuoco. Magari possiamo rimediare, però almeno con il Pampa, che lo possiamo sentire via WhatsApp e via altri mezzi così. Anche lo stesso Maxi Morgante ci possono dedicare qualche perla, che possono darci degli spunti per parlare di più di questo weekend calcistico. Bene, 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 perché questa è la mia prima volta da solo, totalmente da solo. Finalmente questi bei problemi che mi fanno saltare tutta la scaletta, e quindi devo un po' improvvisare, cercare magari anche notizie a spulciarla qua e là. Scusateci, ecco, scusatemi per tutti i disagi, ma vediamo, ecco, di uscirne fuori in qualche modo. Sì, bene, l'altro computer penso ci stia un po' lasciando. Leggevo il calcio, le ultime notizie: Udinese in dubbio Ertuğ o Terò, e la Juve con Alex Sandro verso il debutto, le due bianconere. Ricordiamo, l'Udinese si avvicina allo scontro contro la Lazio. Domani faranno. No, oggi ha fatto giornata di finitura per. No, oggi no, scusate, la finitura di non così impenetrabili. Ma è ovvio che sia così. La fase più grande lo si vede dal portiere, che senza un'adeguata difesa può fare poco. Stesso ragionamento si può fare per i difensori nei riguardi del centrocampo. E così via fino all'attaccante, che il giorno d'oggi è il primo a difendere. In questo mi piace molto Dzeko, perché lui torna, ci va molto con Tigna e cerca di sempre di strappare il pallone e dar fastidio alla ripartenza avversaria, non fargli ragione troppo. Volevo poi trasferirmi, se possibile, verso il calcio estero. E qui ovviamente devo dare precedenza alla Liga, e vedo subito qua Luis Enrique, perché abbiamo un grandissimo match per il Barcellona. Motivo di speranze per i romanisti, perché noi affrontiamo il Frosinone, mentre il Barcellona andrà a Madrid a sfidare l'Atletico. Quindi, come tipo di avversario di trasferta, quella di Blaugrana è sicuramente più impegnativa. E da noi romanisti, ecco, ogni piccolo, piccolissimo aiuto è sempre il benvenuto. Luis Enrique dice: è dura, ma lo penso, lo faccio anche per non dare troppa sicurezza ai vari reparti, perché dai, ragazzi, sulla carta del Barcellona è sempre la squadra da battere. E anche se la formazione, insomma, del Madrid col Ciolo è davvero una di quelle che può dar fastidio. Sto leggendo che dice Simone, stranamente in silenzio, mentre in casa Blaugrana parla il tecnico Luis Enrique, che dice che è una squadra molto difficile, l'Atletico, da battere, che punta a vincere i titoli. È guidata da un ottimo allenatore, saranno di fronte a due squadre con filosofie di gioco differenti. Mi aspetto partita molto difficile. Poi l'ex tecnico della Roma trova anche la maniera di cedere confrontandosi con il Ciolo. Simeone ha dimostrato che sa vincere titoli, e lo stesso io, ovviamente. Dice il fischietto riguardo a Matteo Laoz, ne ha parlato tantissimo Morgante durante la Peña Blaugrana, che ha anche dei precedenti che non sono stati digeriti dai culé. Stagione 2013-2014 in Barcellona, Atletico Madrid. Annullò un gol a Messi per un fuorigioco molto dubbio. La gara si concluse 1-1. E in sostanza diede il titolo dell'Atletico, quindi una partita importantissima e
e si vede come a volte la notte possono fare la differenza. Poi, se non sbaglio, questo arbitro vive a Madrid e non è di origini madrilene, ma lavora per l'esercito, e l'esercito, si sa, è più ben visto, più intrallazzato con Real Madrid e chi c'è dietro Real Madrid, senza che vado nel dettaglio. Però dai, dato che ci tengo molto anche al Barcellona, io penso che vincerà comunque il Barça. Sono quei test che una squadra come Barcellona deve da subito all'inizio campionato fare e superare, per dimostrare che ancora una volta è la squadra da battere, perché è appena tornata al triplete il Barcellona, e anzi più di un triplete, perché ha vinto anche altri trofei. Si puntava a vincerne 6, no? Non so come si pronuncia, ma si plede una cosa del genere, assolutamente non si dice così. Comunque, quando una squadra sei al vertice, la cosa più difficile secondo me è restarci al vertice. Leggevo ancora in giro, vediamoci gli aggiornamenti delle dirette, cosa sta facendo per esempio il Paris Saint Germain. Il 72esimo, Paris Saint Germain sempre 2-1. Bundesliga, Mönchengladbach perde alla stragrande 3-0 contro l'Hamburgo. Il Pescara sempre 1-0 contro il Perugia, e il Levante ha pareggiato contro il Siviglia. Ha pareggiato il Levante al 58esimo, al secondo tempo, quindi anche il Siviglia, insomma, sta rischiando di buttare 2 punti. Poi, andando in Inghilterra, si legge questa polemica nei confronti della fisioterapista del Chelsea, Eva Carnero, molto bella, insomma famosa per questo, e che vuole fare un'azione legale contro il tecnico portoghese per sessismo. Sinceramente, questa notizia mi era sfuggita. Dice come in vista per Mourinho, perché l'autoressa del Chelsea, Eva Carnero, sarebbe pronta ad avviare un'azione legale contro il tecnico se non dovesse essere reintegrata a breve. La storia è nota. Moura ha messo da parte dopo averla aggredita verbalmente per